Siena ha onorato il quinto centenario della morte di un suo illustre figlio, dedicando al nome immortale di Jacopo della Quercia, maestro d'eccezione nella scultura del 400, quella che fu Piazza Manetti, dove all'augusta presenza di Sua Maestà il Re Imperatore è stata scoperta una lapide che ricorda la località dove sorgeva la bottega in cui lavorò l'artefice, che, giusto il testo dettato da Adolfo Venturi, gettò il ponte di gloria fra Giovanni Pisano e Michelangelo. Il sovrano si è quindi recato al Palazzo Civico, dove è stato salutato da vibranti manifestazioni di popolo e dal pittoresco quadro degli alfieri delle 17 contrade, che al rullo dei tamburi hanno eseguito la sbandierata in suo onore.